Buon pomeriggio a tutti, allora benvenuti a questa puntata dell'Arena 14 in punto. Alle mie spalle c'è un personaggio che tutti voi conoscete e ricordate, Fiorito. Fiorito è, che tutti poi conoscono, Franco ormai è Batman di Anagni, insomma, questo era il termine col quale è poi passato. Che cosa aveva detto? Lui aveva causato il crollo della giunta Polverini, ve lo ricordate, fu un terremoto, perché aveva distratto, si era appropriato di centinaia di migliaia di euro di fondi del partito, però alla fine ha pagato solo lui. Ma Franco Fiorito ha sempre detto: è un sistema, non sono stato solo io, era proprio il sistema, così decidevano, la presidenza del Consiglio regionale Lazio faceva delle decisioni, eccetera. Parole vane, è andato in televisione tante volte, la Guardia di Finanza ha monitorato tutti i suoi passaggi e ha poi indagato e ha trovato delle cose molto strane, praticamente delle consulenze pagate a peso d'oro. Anche noi abbiamo lavorato e tra poco vi racconteremo cosa abbiamo scoperto. Siamo sempre a livello di informative della Guardia di Finanza con la Procura di Rieti, però vedremo che cosa abbiamo scoperto. Speculato, ad esempio, il Partito Democratico, quello che faceva il capogruppo e che adesso è indagato, gli ha fatto partito, fare il Gaspari, sindaco di Fiumicino, che attualmente a sua volta è indagato. E dai, il suo appello lo faccia a 360 gradi. Allora, pare che gli sperperi a cui fanno riferimento i giornali di questa settimana di Roma, del Messaggero del Tempo, siano di 4 milioni di euro e mezzo. Alcuni andavano finalizzati a sostenere associazioni sospette vicine a candidati, altre invece, ed è questa la cosa più incredibile che dicevo prima, consulenze particolari, poche pagine pagate migliaia di euro. Cosa facevano? Pare che copiassero delle tesi in alcuni casi. Una di queste tesi sarebbe stata copiata da una ragazza che è in collegamento con noi.